Ciao a tutti amici followers, qui è Rev che vi parla e oggi vi porto alcune notizie su Baldur's Gate 3, in particolare sulla patch 7. L'Arian ha finalmente deciso di aggiornarci sui progressi della prossima grande patch. Prima di iniziare è importante sottolineare che la maggior parte delle novità riguarderà il supporto alle mod. La buona notizia è che sarà disponibile per tutte le piattaforme, quindi potrebbe interessarvi anche se giocate su PlayStation o Xbox, poiché sarete inclusi in questo aggiornamento. L'Arian ha annunciato che, in arrivo questo settembre, la patch 7 introdurrà un kit ufficiale per le mod, permettendovi di dare vita alle vostre idee più creative. L'alfa chiusa è iniziata lunedì, mentre la beta chiusa inizierà a luglio. Inoltre ci sono alcune FAQ sulle mod che leggeremo più avanti. Potrebbe aver attirato la vostra attenzione il fatto che il rilascio è previsto per settembre, quindi passerà un po' di tempo prima che la patch sia disponibile. Tuttavia, comprendo perché ci vorrà del tempo per il rilascio. Le patch ufficiali di Larian tendono a causare sempre qualche problema, pertanto è comprensibile che Larian voglia prendersi il tempo necessario per assicurarsi che tutto funzioni correttamente. Anche se alcuni potrebbero desiderare un rilascio più rapido delle patch, è spesso accaduto che i giochi risultassero più instabili dopo l'installazione delle patch. L'Arian è uno studio eccezionale, con sviluppatori di grande talento che continuano a lavorare su questi aggiornamenti, ma è chiaro perché stiano procedendo con cautela questa volta. Ad ogni modo, ora immergiamoci nel nuovo community update rilasciato per la patch 7. Ciao a tutti, portiamo finalmente notizie della patch numero 7. Sappiamo che le aspettavate con impazienza, ma non siete ancora pronti a tuffarvi nel nostro prossimo aggiornamento. Abbiamo ancora molto lavoro da fare per portarvi la nostra prima iterazione degli strumenti di modding, finali malvagi, una serie di correzioni, miglioramenti della qualità della vita e molto altro, di cui parleremo in dettaglio in un futuro aggiornamento della community. In arrivo a settembre, il prossimo importante aggiornamento per Baldur's Gate 3 introdurrà anche un toolkit ufficiale che permetterà di dare alla Zell un taglio alla moda mallet. Sì, avete capito bene, dopotutto si vive una volta sola. Come accennato nel nostro ultimo aggiornamento della community, vogliamo che abbiate l'opportunità di testare la patch 7 e il Baldur's Gate 3 Toolkit, così potrete condividere con noi i vostri feedback prima che venga reso disponibile. Il test della patch 7 sarà diviso in due fasi. La prima fase prevede di lavorare a stretto contatto con un piccolo team di autori di mod della community. Questa è la nostra fase alfa chiusa, durante la quale questi autori ci aiuteranno a sviluppare ulteriormente gli strumenti di modding e a portare in vita le loro mod esistenti, utilizzando il Baldur's Gate 3 Toolkit. L'alfa chiusa è iniziata il 3 giugno, cioè lunedì, e inviteremo più autori di mod a partecipare con il tempo. A luglio apriremo la registrazione per una successiva beta chiusa, limitata a circa 1000 giocatori, alla quale chiunque su PC potrà iscriversi, e vogliamo che testiate le mod create durante l'alfa. Con l'obiettivo di raccogliere i vostri feedback durante l'estate, avremo tempo per rifinire la patch 7 in vista del rilascio di settembre. Nel frattempo abbiamo ancora molte novità in arrivo, compresa una stravaganza per l'anniversario mentre riflettiamo sui mesi trascorsi dal lancio. Stiamo inoltre lavorando allo sviluppo di una modalità foto in-game, al crossplay e a ulteriori correzioni che arriveranno più avanti. Per sapere di più su ciò che sta arrivando con la patch 7 e a visualizzare un'anteprima dei finali malvagi migliorati, leggete il nostro ultimo aggiornamento della community qui. Per ora vogliamo darvi un piccolo assaggio di cosa significano gli strumenti di modding ufficiali per Baldur's Gate 3 e abbiamo preparato una FAQ che mira a rispondere ad alcune delle vostre domande più urgenti. Che siate modder esperti pronti a continuare a sviluppare mod per Baldur's Gate 3 o nuovi nel mondo del modding e desiderosi di provare a dare vita alle vostre idee, il nostro nuovo pipeline di modding mira a fornire un modo conveniente per giocatori e creatori di accedere e gestire le mod su tutte le piattaforme su cui è rilasciato Baldur's Gate 3, con una migliore compatibilità, strumenti e documentazione. Ma per prima cosa, cos'è una mod? Che si tratti di rendere le palle di fuoco rosa, aumentare il danno d'attacco di una salsiccia impugnata a mano o dotare tutti i cittadini di Ferum di una pistola personale, il modding vi permette di alterare il gioco per cambiare l'aspetto o il comportamento. Con gli strumenti di modding ufficiali di Baldur's Gate 3 avrete ciò che vi serve per aggiungere nuove armi e armature, creare nuove classi e sottoclassi, progettare nuovi incantesimi potenti, personalizzare le skin dei dati di gioco e condividere le vostre mod con una comunità di creatori.
cosa significa supporto ufficiale rispetto alle mod che sto usando adesso? Gli aggiornamenti di Baldur's Gate 3, così come i conflitti tra mod di terze parti, possono causare problemi di stabilità del gioco e impedire alle mod di funzionare correttamente. È qui che entra il gioco il supporto ufficiale. Non impediremo mai il modding al di fuori della nostra pipeline ufficiale, ma implementare la nostra pipeline migliorerà la compatibilità e ci darà l'opportunità di assicurarci che funzionino ovunque stiate giocando Baldur's Gate 3. Garantirà anche un'esperienza più fluida, a costo di un modding più focalizzato sugli script, che potrà comunque essere eseguito al di fuori del nostro pipeline. Avrete quindi due scelte per il modding di Baldur's Gate 3, ma potremo supportare ufficialmente solo le mod attraverso mod.io. Mod.io, che cos'è e come funziona? Mod.io ci consente di portare il supporto per il modding su tutte le piattaforme e fornisce l'infrastruttura necessaria per consentire di scaricare mod sia su PC che su console, gestire le mod caricate, ospitare guide e fornire un livello di moderazione dei contenuti per mantenere la community sicura. Il supporto sarà rilasciato in fasi? Attualmente stiamo inviando inviti per il Baldur's Gate 3 Toolkit su Steam a modder popolari affinché possano esplorare il nuovo ambiente di modding, visualizzare gli strumenti, familiarizzare con il processo di conversione delle loro mod e caricarle sulla piattaforma, o persino provare a crearne di nuove. In questa fase iniziale, i modder partecipanti potranno fornirci feedback diretti mentre continuano lo sviluppo e i test interni. Utilizzeranno un ambiente di sviluppo live, il che significa che avranno anche accesso a nuove funzionalità man mano che continueranno ad essere sviluppate prima del rilascio completo. Quali piattaforme potranno utilizzare e installare le mod? Il rilascio inizierà su PC, ma prevediamo di estendere il supporto alla comunità più ampia e a varie piattaforme poco dopo, inclusi i giocatori su Mac, nonché le console PlayStation e Xbox. Su quali piattaforme sarà possibile utilizzare gli strumenti di modding per creare nuove mod? Le limitazioni presenti su alcune piattaforme significano che, mentre sarà possibile sfogliare, installare e utilizzare le mod create dai giocatori, gli strumenti di modding ufficiali non saranno disponibili per coloro che giocano su console. I giocatori su PC avranno accesso al Baldur's Gate 3 Toolkit per creare le proprie mod e un processo di gestione interno determinerà quale di queste mod saranno disponibili per chi gioca su console. Ma come vengono curate le mod per PC e console? Su PC verranno effettuati controlli di stabilità generale e verifiche dei termini di servizio prima che una mod diventi disponibile nel browser del gioco. Su console un ulteriore processo di gestione conferma quali di queste mod per PC diventano disponibili per il supporto cross-platform. Sebbene non tutte le mod per PC saranno disponibili su console, pubblicheremo delle linee guida per aiutarvi a comprendere quale tipo di contenuto supererà i nostri controlli necessari, senza bloccare eventuali mod creative non supportate su PC, in modo da continuare a supportare la community di modding sia all'interno che all'esterno del nostro pipeline ufficiale. Ma quale mod non saranno disponibili tramite mod.io? Baldur's Gate 3, essendo un gioco di Dungeons & Dragons con licenza dei nostri partner, ha determinate linee guida per garantire l'integrità dell'universo del gioco. Detto ciò, vogliamo supportare quanto più possibile la libertà creativa. Il nostro obiettivo con mod.io e i nostri partner è trovare un equilibrio che permetta un ampio modding tenendo conto delle linee guida e aprire la porta affinché le mod raggiungano il maggior numero possibile di giocatori, garantendo al contempo che funzionino senza problemi su diverse piattaforme. Sebbene alcune mod not safe for work e certe modifiche pesanti degli script potrebbero non essere supportate tramite la pipeline ufficiale, il modding, al di fuori del nostro pipeline, resterà comunque un'opzione. Per il supporto cross-platform, la modifica diretta dei livelli e i cambiamenti agli elementi principali del gioco, come la storia, le scene cinematografiche, i dialoghi, le quest e le regolazioni del gameplay locale, non possono essere facilitati a causa di vincoli tecnici e linee guida specifiche delle piattaforme. Lavoreremo con i nostri partner per esplorare modi per espandere la possibilità di modding all'interno di questi vincoli e fornire linee guida chiare per aiutare tutti a capire cosa è possibile. Voglio fare cose che la vostra pipeline di modding non supporta. Come gestirà mod.io le mod non supportate?
Le modifiche che non saranno ufficialmente supportate all'interno della nostra pipeline, come le modifiche agli script o le mod not safe for work, che non passerebbero il processo di moderazione a causa delle restrizioni specifiche della piattaforma, possono comunque essere impacchettate localmente con il set di strumenti di mod.io e caricate su altre piattaforme di distribuzione delle mod. Questo significa che quelle mod potranno ancora essere scaricate manualmente e il browser del gioco le riconoscerà e permetterà di gestirle nell'ordine di caricamento delle mod del gioco. Tuttavia, poiché saranno locali e modificheranno sistemi non supportati, non ci sarà supporto integrato per il controllo degli aggiornamenti e la sincronizzazione con gli altri in una sessione multiplayer. Inoltre, non saremo in grado di fornire pieno supporto tecnico in caso di crash. Comprendiamo e apprezziamo il duro lavoro e la dedizione della comunità di modding e non abbiamo intenzione di limitare il modding alla nostra pipeline ufficiale. Siamo impegnati a supportare la comunità di modding nel modo più completo possibile e non vediamo l'ora di vedere le idee che porterete in vita. L'Arian Studios fornirà delle linee guida per le mod non supportate? Attualmente stiamo valutando fino a che punto possiamo offrire linee guida per le mod non supportate che, al momento, includono la discussione sulla creazione di documentazione ufficiale dell'API, di scripting, e l'introduzione di test interni per lo script extender e altri strumenti per supportare la compatibilità tra le patch dove possibile. Tuttavia, mentre possiamo fornire linee guida, non possiamo offrire supporto per le mod al di fuori della nostra pipeline. Esiste un piano di supporto a lungo termine per fornire supporto ufficiale al modding? Al di fuori delle correzioni critiche post lancio, attualmente non abbiamo la capacità tecnica per fornire supporto a lungo termine, mentre ci concentriamo anche sui progetti futuri. Ma cosa consisterà il Baldur's Gate 3 Toolkit? Oltre all'architettura del codice di gioco per la gestione delle mod, rilasceremo un sottoinsieme dei nostri strumenti di sviluppo interni come parte del Baldur's Gate 3 Toolkit. Questo vi permetterà di accedere all'editor per creare le vostre mod, caricare mod direttamente sui server di mod.io, caricare livelli in sola lettura per visualizzare tutti gli enti locali, nonché la configurazione e testare le vostre mod nel gioco mentre le create. Accedere ai nostri editor interni per i tipi di asset supportati come texture e modelli visivi, permettendovi di sovrascriverli direttamente nella vostra mod attraverso l'interfaccia del developer. Pubblicare la vostra mod tramite l'editor dove sarà moderata e resa visibile nel browser in-game, oppure impacchettare la vostra mod localmente per caricarla su un sito di terze parti. Modificare le interfacce utente delle mod tramite l'editing dei file, forniremo documentazione che spiegherà come sono configurati i nostri interni per risolvere i problemi di caricamento compatibilità delle mod. All'interno di Baldur's Gate 3 stesso sarete in grado di scaricare e gestire le vostre mod direttamente, gestire i file di gioco multiplayer e di salvataggio attraverso una UI di verifica. Cosa è incluso come parte di mod.io? Mod.io fornisce strumenti di moderazione che ci consentono di curare le mod per console, oltre a offrire una soluzione di hosting e distribuzione per le vostre mod, che potrete accedere tramite mod.io o tramite il nostro sito web. Potrete anche iscrivervi o disiscrivervi dalle mod in game con il nostro browser delle mod. Avrete bisogno di un account mod.io per gestire e creare le vostre mod, dove potrete caricarle e etichettarle, aggiungere screenshot, descrizioni e tanto altro ancora. E queste sono tutte cose molto eccitanti e non vediamo l'ora di lavorare con gli autori di mod e di vedere cosa creerete. Che dire ragazzi, le mod rappresentano una straordinaria dimostrazione della creatività e della passione della community dei giocatori. Attraverso di esse i giocatori possono trasformare i loro giochi preferiti in esperienze personalizzate e uniche, aggiungendo nuovi contenuti, correggendo difetti o semplicemente esplorando nuove idee. Sinceramente vi dico, in Baldur's Gate 3 l'idea di poter scaricare una mod o comunque vedere una versione alternativa di Baldur's Gate 3 onestamente a me affascina molto. Anche se non sono un creatore di mod e non ho mai messo mano a un mod kit per poter sperimentare da questo lato, posso dirvi che comunque ho una curiosità impellente per vedere cosa verrà creato in futuro. E con questo ragazzi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per la visione del video, vi ricordo come sempre di mettere un like e di iscrivervi al canale e noi ci vediamo come sempre alla prossima con nuovi contenuti. Ciao a tutti!